L'architettura della sicurezza europea, ruolo attuale, futuro dell'OSCE, un convegno questo che si è svolto ieri qui a Montecitorio. Allora, Presidente Stefani, che cosa è emerso da questo incontro proprio sul futuro dell'OSCE, di questa organizzazione? Beh, intanto è stato un convegno molto molto sentito, visto che la presenza, visto c'erano oltre 50 stati rappresentati, tutti aderenti all'OSCE, c'erano ambasciatori, c'erano parlamentari di tutte le parti del mondo. Io ero seduto vicino a un parlamentare russo che era accompagnato dall'ambasciatore, è emerso l'importanza di questo organismo sul controllo della democrazia. Questo credo che sia molto molto importante, anche se ci sono stati molti passaggi di critica alla Russia. Io invece sono stato l'unico che ha fatto un passaggio che è ora di non vedere più la Russia come nemico, ma come un possibile partner, e sono stato per questo ringraziato dall'ambasciatore e dal parlamentare, che non ricordo il nome, anche perché sono nomi un po' difficili da ricordare. E credo che sia stato un convegno importante, perciò onore e merito al presidente del comitato OSCE interparlamentare Camera Senato, Migliori, l'onorevole Migliori, che è membro della mia commissione.